indietro Mario Figa, tiro di Mario Figa, rete, rete, l'Avellino ha segnato, Mario Figa, a te Marino. Pronto Cesare, amici di Avellino, siamo in Serie A. Ah, come Avellino, hanno gridato oggi a Genova gli 8.000 fedelissimi tifosi di questa squadra. Così è stato, e cronaca vuole che vi presentiamo subito il gol, autore Mario Figa, maglia bianca, con il quale questa Serie A è stata certezza per tutta l'Irpino. Il gol al 9° minuto del secondo tempo. Festa grande sugli spalti e cardiotonici per chi, non avendo retto all'emozione, ha dovuto ricorrere al medico. Avellino è nell'Irpinia e questa regione di profonde tradizioni culturali e sociali, ma per contrasto di difficile economia, è oggi un po' il simbolo della nuova realtà del calcio italiano. Nel secondo tempo, soprattutto dopo la rete di Mario Figa, l'Avellino ha legittimato il suo successo, che premia un eccellente campionato, il migliore dalla fondazione della società, che data il 1912. L'allenatore Carosi, che alcune voci vogliono già alla Fiorentina, ha detto al nostro collega Alfredo Ligori che l'Avellino ha una intelaiatura più che sufficiente per figurare degnamente in Serie A, a patto che arrivino 3 o 4 rinforzi. La festa, covata in una lunga vigilia, è scoppiata subito non appena è stato dato da Marassi il risultato finale. Si sono riversati entusiasti nelle strade, uno spettacolo che per i mondiali si sta felicemente ripetendo in tutta Italia, strade nelle quali fin da molti giorni erano stati affissi manifesti e striscioni ed eretti archi augurali e grandi lettere a luminose. Almeno 6.000 dei 60.000 abitanti della città, con i due maggiori tifosi in testa, il ministro De Mita e il sindaco Preziosi, erano andati a Genova con treni, aerei charters e pullman per l'incontro che sigillava lo straordinario campionato dell'Avellino. È la prima volta che la società irpina, fondata nel 1912, quindi anche più antica di quella napoletana, arriva alla massima divisione e si può perciò spiegare l'esultanza popolare. La promozione corona un sogno cominciato nel 73 quando la squadra lasciò definitivamente la Serie C dove aveva sempre militato. Con maglia verde bordata di bianco, sulla quale è stampata la testa di un lupo, essa dispone di uno stadio capace di 20.000 posti, ma del quale si progetta l'ampliamento nella logica previsione di un ulteriore aumento degli spettatori per i grandi appuntamenti calcistici che la assicura. Tra essi ci sarà quello già pregustato del derby col Napoli. Un solo rammarico per la tifoseria locale, l'annunciata di partenza di Carosi che alla prima esperienza di allenatore ha portato l'Avellino al suo più ambizioso traguardo. Delle squadre avverse ne facciamo polpettoni, ogni tiro in porta è come un colpo di cannone. Forza Lupi in Serie A. Forza Lupi, Forza Lupi. Abbiamo vinto una partita, non solo i giocatori, è stata la
città sono tutte imbandierate con striscioni, e questo è che si fa da moltissimo tempo, da molti giorni. Tutte le strade della città sono tutte imbandierate, si fa festa da diversi giorni, si era convinti della Serie A, sono tutti tifosi di Avellino che hanno voluto la Serie A.